Cari amici di YouTube del Girone G di Serie D, ben trovati. Allora, siamo ad un terzo del campionato, sono passate 11 giornate, anche con il recupero della Sansepolcro e Rieti si è completato quello che è il programma fino all'undicesima giornata, quindi tutte quante adesso hanno disputato 11 partite. È giusto fare un piccolo riassunto delle squadre di questo girone diviso per regione, quindi iniziamo dalle squadre laziali, ovviamente sono quelle che magari seguo e conosco un pochino di più. Qual è il giudizio di queste squadre dopo un terzo di campionato? Troviamo l'Alba Longa a 24 punti, quindi partiamo dall'Alba Longa. Allora, la squadra di Chiappara sta facendo un grande campionato, sicuramente la rosa è importante, reparto avanzato soprattutto, gente come Delgato, Corsetti, Cruz, Pintori, gente anche di categoria superiore, anzi praticamente tutti di categoria superiore, anzi c'è anche chi ha fatto qualche categoria, che ha fatto anche più di una categoria superiore, tanto il gatto si sta un po' innervosendo. Dicevo dell'Alba Longa, prima in classifica, 24 punti, benissimo fuori casa, dove praticamente non conosce ostacoli, in casa alla fine ha perso la partita con la Morese, ha pareggiato quella con l'Avezzano, quella con l'Aquila, anche in maniera beffarda, subendo il pareggio alla fine. Direi che l'Alba Longa, nonostante abbia sempre un bell'organico, però non me l'aspettavo francamente in vetta alla classifica, anche se è una classifica molto corta, dopo 11 giornate, quindi complimenti al mister Chiappara e a questa squadra del presidente Camerini per quanto sta facendo vedere. 7 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, un bottino sicuramente eccezionale a mio avviso per quello che è questa prima parte di campionato. Bene anche il Rieti che segue l'Alba Longa a un punto, però mi aspettavo ancora qualcosa in più dal Rieti. La vittoria con Sansepolcro è stata fondamentale, importantissima, perché ha portato la squadra di Bari a solo un punto dalla vetta della classifica. Una vittoria conquistata con grande carattere, con una prova di forza su un campo difficile come quello di Sansepolcro, vincendo 1-0 con un gol nel finale. Un Rieti che in casa soprattutto sta facendo molto molto bene, qualcosina ha lasciato in trasferta, anche se va detto che proprio in trasferta ha vinto per esempio sul campo del Monterosi, quello che era uno scontro diretto importantissimo. E per il resto magari ecco l'ultima sconfitta, proprio l'ultima, la più recente ad Avezzano, non me l'aspettavo proprio. Diciamo che Rieti sta facendo il suo campionato, ovvero veleggiare tra i primi posti della classifica. Francamente mi aspettavo che potesse esserci magari il Rieti al posto dell'Alba Longa, ma ripeto, parliamo veramente di tante squadre in pochissimi punti, quindi basta anche soltanto una giornata per capovolgere le situazioni e le posizioni in classifica. Però benissimo l'Alba Longa, abbastanza bene anche il Rieti che sta facendo il suo. Il Monterosi, anche questa squadra neopromossa sì, ma con un organico molto molto importante, non aveva iniziato benissimo, poi si è ripresa da grande squadra qual è e adesso fa parte assolutamente del gruppo delle grandi. E mi fa piacere pensare che delle squadre razziali, delle 5 squadre razziali, ce ne siano almeno 4 nei primi 5 posti della classifica. La quarta è l'Ostia Mare, che probabilmente è la più sorprendente di tutti, francamente non mi aspettavo proprio che potesse essere a 21 punti, a 3 dalla vetta dopo 11 partite di campionato. Veramente grandi grandi complimenti alla squadra bianco-viola, che probabilmente, anzi Level probabilmente, è certamente di quelle 4 squadre razziali che adesso, fino adesso ho citato, quella che spende di meno. Quindi doppiamente meriti doppi allo stiamare di mister Greco per quello che sta facendo in questo primo scorcio di stagione, in questo primo terzo di stagione dopo 11 partite, quindi forse il voto più alto di tutte le squadre azzere lo do proprio allo Stiamare. Infine il Flaminia, che sta facendo un discreto campionato, in ottava posizione con 16 punti, reduce dalla grande vittoria proprio contro lo Stiamare per 3-0, una squadra che probabilmente, forse per quanto dimostrato in campo in alcune partite, avrebbe meritato qualcosina in più. Quindi quei 16 punti potevano essere 18-19 ed essere proprio al grosso della zona playoff, ma è una squadra costruita bene e anche in questo caso vanno fatti i complimenti, perché insomma le squadre azzali sono solamente complimenti, ma la classifica parla per me in questo senso, visto che stanno veramente disputando campionati da protagonista tutte quante. E anche il Flaminia lamenta da una squadra che potrà alla lunga addirittura inserirsi nella corsa per i playoff. Queste le 5 squadre razziali, con piacere posso notare dopo tanti anni che non ci sono squadre, credo non ce ne saranno proprio fino a fine stagione, che lotteranno per non retrocedere. Tutte le squadre razziali saranno protagoniste, probabilmente Rieti, Monterosi e Alba Longa in quest'ordine saranno protagoniste probabilmente fino alla fine, me lo auguro, per la vittoria del campionato, ma immediatamente dietro metto Ostiamare e Flaminia, che potranno certamente guadagnarsi un posto ai playoff per quanto di buono hanno fatto vedere fino a questa parte di stagione, per quanto potranno fare nel resto di questo campionato. Questo giudizio quindi sostanzialmente molto positivo per le razziali, tutte protagoniste, e mi auguro che possano continuare con questo trend positivo fino a fine stagione. Non perdetevi gli altri video con
la disamina delle squadre umbre, delle abruzzesi, delle sarde e del girone G dopo un terzo di stagione. Iscrivetevi al canale YouTube, ciao, ci vediamo sempre sul mio canale YouTube, ciao.